Ciao bambini! Ciao! Quest'anno, un po' come è stato l'anno scorso la scuola, lo dovremo fare a distanza, almeno per i primi incontri. È sì una difficoltà, ma voi sapete bene che le difficoltà non vi fermano. Vogliamo farvi vedere il cartone di un personaggio, un uomo molto piccolo, che era sì tanto importante, tanto potente, ma era piccolo. E perciò in mezzo alla folla, quando arrivò Gesù, non riusciva a vederlo perché era basso. Eppure avendo una difficoltà, la tenacia, l'impegno e un piccolo aiuto che vedrete, quale sarà, gli permise non solo di vedere Gesù al suo passaggio, ma anche di avere Gesù che si invitasse a casa sua. Adesso Attraversa Gerico la lunga carovana e tutti corrono a vedere perché dicono che c'è anche Gesù di Nazareth e si pigiano e salgono sugli alberi per poterlo almeno vedere. C'è un ometto a Gerico che si chiama Zaccheo ed è ricco e molto importante, ma è tanto piccolino che per vedere almeno qualcosa tra la folla deve arrampicarsi su un albero, perché è minuscolo come un piccolo bambino. Arriva Gesù sotto l'albero di Zaccheo e guarda in su. Scendi subito di lì, Zaccheo, perché devo venire a casa tua. Non capisce la gente queste cose e mormora stupita. Come può un maestro così saggio e grande, che sa persino aprire gli occhi a un cieco, andarsene in casa di un riccone, avaro e senza cuore, che ruba i soldi alla povera gente per riempire il suo forziere? Ci ha fatto vedere che Zaccheo per incontrare Gesù ha dovuto arrampicarsi sul sicomoro. I rami del sicomoro sono un po' come i vostri genitori, bambini. Quest'anno più che mai dovranno aiutarvi nel vostro percorso di crescita nella fede. Perciò questa volta, in cui non abbiamo ancora letto la preghierina, faremo una cosa un po' diversa e faremo dire una preghierina a mamma e papà che adesso vedremo sullo schermo. Adesso entriamo nel vivo di questo incontro. Domenica comincerà il periodo dell'Avvento e con esso il nuovo anno liturgico. Come abbiamo già detto l'anno scorso a Catechismo, l'Avvento è un periodo di attesa in cui ci prepariamo a ricordare e celebrare la nascita di Gesù. È anche un po' una caccia al tesoro, se ci pensate, o un gioco dell'oca, in cui al fine dell'Avvento c'è la tappa finale che sapete bene che è il Natale. E vabbè, il Natale non c'è bisogno che vi diciamo cos'è, magari ce lo direte voi. Comunque, per prepararsi all'Avvento. Vi abbiamo preparato un piccolo calendario, un po' più semplice nella realizzazione di quello che abbiamo distribuito l'anno scorso, ma vi basteranno due fogli di carta e una stampante se ce l'avete, se no tanto siete bravi con le righe e potete ricopiarlo voi e personalizzarlo. È un suggerimento da utilizzare durante questo periodo per prepararvi al meglio. Ci sono due fogli. Il primo, che vedete, rappresenta un pochettino le caselle che andranno a nascondere il calendario. Dovrete tagliarle un Su tre attimino lati. sui tre lati, ogni casella, in modo tale da poterla aprire. Questo, che è il secondo foglio, invece, contiene un pochettino quelli che sono gli impegni che vorrete prendere in questi, ogni giorno di questo percorso, di questo periodo dell'Avvento. Il file ve l'abbiamo mandato sulla chat di gruppo. L'Avvento è un periodo che viene scandito da quattro domeniche principali, che, e vedrete anche sull'altare la domenica quando andrete a messa, sono rappresentate da quattro candele.
con altezze diverse. E vedrete che durante il nostro percorso accenderemo di settimana in settimana una candela per scandire un po' questo scorrere del tempo. Il segno delle quattro candele rappresenta un po' anche quello che vedete sulla tavola dell'altare, sulla mensa, che trovate in chiesa, e vedrete che durante la celebrazione ogni domenica verrà accesa una candela diversa che ci ricorderà questo scorrere dell'avvento. Noi ci siamo promessi, vedrete durante i nostri incontri, che accenderemo anche noi una candela a settimana. Con la mia famiglia abbiamo deciso di accenderla la domenica pranzo per ricordare un pochettino, per sentirci magari un pochettino più comunità. Potrebbe essere anche un bel gesto da riproporre anche poi nelle vostre famiglie. Se non volete accendere la candela, potreste magari anche solo realizzarne una a settimana, magari riciclando un rotolo di carta igienica. Sbizzarritevi, bambini, siete un pozzo di risorse. Beh, bambini, oggi l'incontro è stato un pochettino veloce anche per testare un pochettino come poterlo fare. Avete un pochettino di lavoro da fare, ma sappiamo che questo non vi spaventa, anzi, speriamo vi dia un pochettino di gioia e di divertimento. Ai genitori ringraziamo in anticipo per il supporto che ci daranno e ci salutiamo per il prossimo incontro. Ciao Ciao! bimbi!